Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Buongiorno a tutte e tutti, ai nostri telespettatori di Teletricolore, a chi invece ci ascolta su Radio Città Fujiko, a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando dal carcere d'Ozza di Bologna, ma anche a tutti quelli che ci ascoltano da fuori, benvenuti e benvenute alla prima puntata della nostra rubrica di promozione della salute, a cura dell'equipe sanitaria del carcere d'Ozza di Bologna. Io sono Agnese Drusiani, educatrice professionale, e mi occupo di promozione della salute appunto all'interno del carcere d'Ozza di Bologna e vi accompagnerò per le 11 puntate di questa nostra rubrica insieme, quindi per le prossime 11 settimane. Abbiamo colto la bella occasione che ci è stata data di poter portare all'interno delle vostre giornate una serie di tematiche che altrimenti, come molti di voi sanno, avremmo affrontato attraverso i gruppi nelle sezioni e attraverso il contatto diretto con voi, ma che nell'ultimo anno è stato ovviamente più complicato e un po' più singhiozzante. Voi sapete che in qualche piccolo momento e sprazzo di tranquillità siamo riusciti a fare qualche momento, qualche attività di gruppo nell'ultimo anno, ma in questo momento, a causa dell'emergenza sanitaria, questa cosa non è possibile e non sapremo nei prossimi mesi che prospettiva ci aspetta e che cosa potremo fare e che cosa no. E quindi perché non portare, chiaramente in maniera diversa, perché non c'è l'interazione diretta alla quale siamo abituati e che c'è di solito, ma perché non portare comunque alcuni dei contenuti di salute che noi sappiamo essere molto importanti sia per voi che anche per la cittadinanza fuori e che rispondono anche a una serie di vostri bisogni e di domande che ci vengono fatte e che ci fate costantemente. In queste 11 puntate quindi avremo modo di affrontare tematiche legate alla salute mentale in senso ampio, nel senso proprio anche di cura, di come stiamo a livello di emozioni, di ansia e della gestione della quotidianità nei momenti un po' più difficili, e parleremo di patologie croniche, quali sono quelle principali, quali sono gli strumenti che molti di voi conoscono bene, che utilizziamo quotidianamente per prendere parametri e perché si usano, a che cosa servono. Parleremo di stili di vita, quindi avremo degli esperti che ci parleranno dell'alimentazione, ci daranno spunti su come mangiare in maniera corretta anche in base a che tipo di attività fate, al tipo di patologia che eventualmente uno può avere. Avremo con noi un esperto rispetto a quello che invece è lo sport o il movimento, ecco, le cose che si possono fare negli spazi che ci sono all'interno del carcere e ogni quanto farli, in che modo farli senza farsi male, per intenderci. E avremo tutta una parte legata al tema delle tossicodipendenze, quindi anche ai farmaci che vengono dati, al percorso di cura, di presa in carico, ma anche a che cosa aspetta fuori una volta che uno esce sul territorio di Bologna, che cosa c'è per la presa in carico principalmente sanitaria, ma insomma anche sociosanitaria in questo senso. E già da oggi vi invito, siccome comunque noi siamo nelle sezioni tutti i giorni, a darci dei consigli, dei feedback, se avete delle domande in particolare, delle necessità in particolare rispetto
a delle curiosità che avete sulla vostra salute, delle preoccupazioni che avete rispetto a delle tematiche specifiche, non so, mi viene in mente magari anche qualcosa legato a tutto il mondo dello screening per i tumori, per esempio, che è un'altra cosa che ci riguarda, che facciamo tutti gli anni, e, o comunque anche altre domande, voi sapete che ce le potete fare e cercheremo di fare il possibile, se non in queste prime 11 puntate, chissà in un futuro comunque di poter rispondere a quelle che sono le vostre richieste. Per quanto riguarda questa prima puntata, abbiamo pensato di dedicarla a un momento di, chiamiamolo relax, ma in realtà è molto di più. Siccome abbiamo passato un anno molto faticoso, siamo ancora nel pieno del vortice. È stato un anno difficile ed è un periodo difficile sia per noi, ma soprattutto per voi, noi lo sappiamo. Ci sono stati momenti di chiusura, momenti di apertura, un po' a singhiozzo, con diversi tipi di restrizioni, dai colloqui familiari alle chiusure delle regioni, all'assenza della scuola per un periodo, l'assenza di volontari delle attività che si possono fare. E quindi sicuramente è un periodo che mette più sotto stress che altri momenti che abbiamo vissuto. Questo vi assicuro che vale per tutta la popolazione, e quindi vorremmo proporvi un momento per provare e per imparare a fermarsi e dedicarsi un po' a se stessi. Questo perché? Perché siamo sempre pieni di preoccupazioni, siamo sempre spesso pieni di pensieri riguardo al passato, a quello che è stato, a quello che non siamo riusciti a fare, a quello che pensiamo di aver sbagliato, magari anche con dei rimorsi, ma la verità è che nel presente le cose che sono state non si possono cambiare, quindi spesso noi dedichiamo molta ansia e molta preoccupazione a questo tipo di pensieri che sono immodificabili. Ugualmente, spesso viviamo delle ansie, delle forti preoccupazioni per il futuro, per le cose che saranno. E anche quelle però in realtà sfuggono dal nostro controllo e chissà, potrebbero anche sempre cambiare, no? Facciamo molta fatica a fermarci nel qui ed ora, nello stare fermi ed accettare il presente. Credo che l'ultimo anno ci abbia proprio insegnato nella fatica e sicuramente nel male anche di questa cosa, a dover accettare e concentrarci sul presente. E questo però è un insegnamento che ci possiamo portare in qualche modo anche da questo periodo faticoso. Allora, attraverso degli esercizi di mindfulness e di meditazione possiamo imparare a dedicare, a prenderci un momento per noi stessi per concentrarci sul presente, sull'istante stesso che stiamo vivendo. Per poterlo fare, quale strumento utilizziamo? Utilizziamo in realtà il nostro più grande alleato, cioè quello che non ci abbandona mai, nel bene e nel male, ovvero il nostro corpo. Ci prendiamo un quarto d'ora, un 15 minuti per ascoltarlo, perché se facciamo attenzione, ci parla e ci può anche aiutare l'ascolto del nostro corpo a prendere consapevolezza di noi stessi e a vivere il momento presente per l'appunto. Quindi, attraverso una meditazione che abbiamo scelto insieme alla collega che lavora con noi, Sofia Bruno, il tecnico della riabilitazione, e faremo insieme questa meditazione, quindi la ascolteremo insieme, io la farò con voi. E quindi intanto vi invito a trovare un posto comodo, che sia il letto o che sia una sedia, comunque un posto in cui potervi sedere o sdraiare,
E intanto io mi vado a sedere sulla sedia io per prima e ascoltiamo insieme e facciamo insieme questo momento di meditazione. Anticipo che è possibile che mentre la stiamo facendo arrivino anche altri pensieri intrusivi che non riusciamo davvero a liberare la mente come ci proponiamo fin dall'inizio. È normale. Per poter davvero liberare la mente dai pensieri intrusivi e in sostanza, come dire, non pensare a niente, ci vuole dell'esercizio. Che i pensieri arrivino fa parte di noi. Ogni volta che sentiamo che arrivano altri, appunto, altri pensieri, ci riconcentriamo sul respiro. Dai, proviamo. Per questa meditazione potete scegliere la posizione seduta o sdraiata. Se scegliete la posizione seduta, mettetevi comodamente su una sedia o sul letto con la schiena dritta, la testa che guarda davanti a voi, il mento leggermente chinato, le piante dei piedi ben poggiate sul pavimento, le braccia che poggiano sopra le gambe, le mani rivolte verso l'alto o verso il basso e gli occhi chiusi. Oppure, se scegliete la posizione sdraiata, mettetevi comodamente sulla schiena. Le braccia poggiano morbide ai lati del corpo, i palmi delle mani sono rivolti verso l'alto o verso il basso. Le gambe si rilassano e le punte dei piedi cadono leggermente rivolte verso l'esterno. Chiudi gli occhi. Ora, datti il permesso di mantenere calmo il corpo e di essere sveglio e presente per tutto il tempo. Non hai nient'altro da fare che ascoltare la voce e rilassarti. La sensazione del rilassamento profondo ti è molto familiare. Permettiti ora di ricordartela. Ora, inspirando ed espirando, prendi consapevolezza di tutto il tuo corpo. Percepisci le parti del corpo che sono in contatto con il suolo. Senti i talloni, la parte posteriore delle gambe, i glutei, la schiena, il dorso delle mani, le braccia. E percepisci la parte posteriore del capo che tocca il suolo. Con ogni respiro ti senti affondare sempre di più nel pavimento, lascia andare ogni peso e non trattenere nulla. Senti che tutte le tensioni e le preoccupazioni ti abbandonano. Ora lasciati affondare sempre di più al suolo. Ispirando, percepisci come l'addome si solleva ed espirando, senti come si abbassa. Per alcuni respiri, ora puoi rimanere in contatto con l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome. Ispirando, ora prendi consapevolezza dei tuoi piedi. Espirando, lascia che si rilassino completamente. Ispirando, invia tutto il tuo amore ai piedi. Espirando, sorridi loro.
Con l'ispirazione, ora sii consapevole delle tue gambe. Espirando, lascia che ogni cellula delle tue gambe si rilassi. Lascia andare ogni tensione che potrebbe essere ancora rimasta nelle gambe e lascia che affondino morbide al suolo. Inspirando, invia tutto il tuo amore alle gambe. Espirando, sorridi loro. Con l'ispirazione, ora prendi consapevolezza delle tue mani. Con l'espirazione, lascia andare ogni tensione che potresti ancora trattenere nelle mani. Prendi consapevolezza allo stesso tempo di ogni singolo dito della mano sinistra e della mano destra. Il pollice, l'indice, il medio, l'anulare e il mignolo. Senti la gioia di avere due mani e lascia che ogni cellula delle tue mani si rilassi. Inspirando, ora prendi consapevolezza delle tue braccia. Espirando, lascia che le braccia si rilassino a fondo. Lasciale riposare completamente sul pavimento. Ad ogni respiro, senti come le tensioni nelle tue braccia si sciolgono. Inspirando, invia tutto il tuo amore alle tue braccia e alle tue mani. Espirando, sorridi loro. Con l'ispirazione, ora prendi consapevolezza delle tue spalle. Con l'espirazione, cedi ogni tensione delle spalle al suolo. Invia loro la tua tenerezza e la tua cura e lascia che si rilassino completamente. Inspirando, rivolge adesso la tua attenzione alla tua schiena. Espirando, lascia andare ogni tensione che potresti ancora trattenere nella schiena. Permettile di abbandonarsi al suolo e lascia andare ogni peso. Inspirando, invia tutto il tuo amore alla tua schiena e alle tue spalle. Espirando, sorridi loro con gratitudine. Inspirando, ora rivolgi la tua attenzione al tuo cuore. Espirando, lascia che il tuo cuore si calmi. Il cuore ti consente di vivere, è sempre lì per te, ogni minuto, ogni ora, ogni giorno. Senti com'è meraviglioso avere un cuore che batte nel petto.
Con ogni respiro percepisci come il tuo cuore si rilassa sempre più profondamente. Ad ogni ispirazione invia amore al tuo cuore. Ad ogni espirazione sorridigli con gratitudine. Inspirando, sii adesso consapevole del tuo volto. Espirando, lascia che ogni muscolo del tuo volto si rilassi completamente. Lascia andare ogni tensione intorno alla bocca, intorno agli occhi e sulla fronte. Lascia che gli occhi si rilassino e si riposino all'interno delle loro orbite. Inspirando, ora prendi consapevolezza di tutto il tuo corpo. Espirando, godi della sensazione del tuo corpo che giace completamente rilassato e tranquillo. Inspirando, invia amore e compassione al corpo ed espirando, sorridigli. Sii consapevole della meravigliosa capacità di autoguarigione che agisce nel tuo corpo. La tua attenzione amorevole la sostiene. Senti gratitudine per ogni cellula del tuo corpo. Lascia che il corpo si rilassi ancora più profondamente e affondi sempre più al suolo. Thank you.
Ora, molto lentamente, muovi le dita delle mani e dei piedi. Poi le mani, le braccia, i piedi e le gambe. Distenditi. Porta le braccia oltre la testa e stira tutto il corpo. Dondola da un lato e dall'altro e apri piano piano gli occhi. Prenditi il tempo necessario per metterti seduto con molta delicatezza ed attenzione. Com'è andata? Aspettiamo anche i vostri commenti, vostre opinioni in merito. È possibile che alla fine sentate un po' di freddo perché ci siamo molto rilassati. Io adesso sono uscita un po' troppo velocemente dalla mia posizione. Fatelo con un po' più di calma. Godetevi il rilassamento. E per un futuro, se volete provare altri esercizi come questi, è sufficiente iniziare a concentrarsi sul respiro e cercare di svuotare la mente, anche per 5 minuti al giorno. E la puntata di oggi finisce qui. Nella prossima cambiamo un attimo argomento, ma rimaniamo sempre sul nostro corpo e sulla nostra salute. Parleremo di patologie croniche con i nostri colleghi infermieri, che voi conoscete molto bene, e ci faremo un po' una chiacchierata e vedremo quali sono quelle principali che noi trattiamo e che ci sono insomma in generale nella nostra popolazione, e quali sono gli strumenti di rilevazione, come funziona appunto tutto il lavoro che c'è su questo tipo di patologie. Sperando che vi siate rilassati e che già un pochino stiate meglio, vi auguro una buona giornata e ci vediamo la prossima settimana.